Prego. Grazie Presidente. Avvocato Schembri per Olindo Romano. Sì, eh, io intervengo dopo il professore D'Ascola eh, che mi ha agevolato tantissimo per quanto riguarda eh, i principi, eh, quindi la giurisprudenza di legittimità e anche il concetto di prova nuova. Eh, quindi eh, in questo mio intervento indicherò quali sono, in questa mia prima parte di intervento, eh, quali sono le prove nuove e su quali argomenti vanno a incidere, mi dedicherò poi eh, anche mh, per replicare eh, all'Avvocato Generale dello Stato, il quale si è occupato di Frigerio, tratterò nello specifico e quindi comparandolo con le vecchie prove, le nuove prove afferenti appunto il riconoscimento del signor Mario Frigerio. E, dicevo il professore Dascola faceva riferimento proprio alla sentenza Pisano per quanto riguarda la novità della prova cos'è cos la prova nuova e qual è il concetto di prova che noi andiamo a rappresentare l'elemento di prova derivante da una fonte di prova e sostanzialmente tramite, il, tramite la fonte si dovrà Eventualmente rappresentare quel fatto che noi vogliamo essere accertato. E allora, eh, eh, I due profili sono strutturale e teleologico. Il profilo strutturale è strettamente connesso al ragionamento probatorio del giudice eh, e l'inferenza eh, sulle prove, eh, quindi del procedimento gnoseologico. Quindi quando anche nelle sentenze eh, e quindi nel giudicato. Ci sono delle inferenze mancanti che non vengono esternate nella sentenza, nella sentenza stessa, nella motivazione della sentenza, perché è la motivazione della sentenza che deve essere valutata per eventualmente, o meglio, apprezzata per valutare la novità della prova e, e, e su questo si. Di questo si occupa la sentenza Pisano, perché insomma poi se ne parla tanto, ma qual è il caso che ha regolato la sentenza Pisano? Il caso riguarda un proscioglimento della Corte d'Appello di Preugia impugnato davanti alla Corte di Cassazione, dal Procuratore Generale e dalle parti civili. E, di fatto vi era una prova nuova, una sola prova nuova. La prova d'alibi, una prova d'alibi il cui tema di indagine era stato già eh, largamente esplorato, lungamente esplorato davanti al giudice eh, della, della cognizione. E eh, eh, lì, eh, ecco, il segmento di prova mancante, il fatto che in realtà eh, eh, quella mattina il tempo eh, passato in un ufficio del registro fosse stato maggiore. Portò da una sentenza d'ergastolo al proscioglimento, poi eh, confermato con la sentenza Pisano. Quindi, perché parto da questo? Perché noi abbiamo una eh, prova d'alibi, le prove nuove eh, vanno a impattare proprio sulla prova d'alibi e sono nuove perché scientificamente nuove e alcune di queste invece non vennero mai valutate. E, e, allora. Io direi di partire proprio dall'indicazione dall delle prove che impattano sulla motivazione che sorregge la sentenza della signora Cherubini. Poi ne parlerò nel, eh, nel merito. Però sono tre, ci sono tre consulenze che eh, eh, descrivono una dinamica dei fatti completamente diversa rispetto a quella che eh, troverete nella motivazione della sentenza e che rende incompatibili, e questa è l'importanza e di queste tre prove nuove incompatibili Olindo e Rosa con la strage di Erba perché per fare colpevole Olindo e Rosa in sentenza troverete che la signora Cherubini con otto colpi al cranio con un colpo alla gola e con la lingua sfondata riuscì a salire 16 rampe di scale e una lesione al muscolo psoas eh, eh, l'oggetto della prova nuova è proprio questo la signora Cherubini avrebbe fatto 16 rampe di scale per giungere senza perdere poco, pochissimo sangue, e, e, raggiunse la mansarda e riuscì a gridare aiuto, aiuto. Questo senza, aggiungerei, eh, sangue nei polmoni non è stato trovato, sangue nello stomaco non è stato trovato. Quindi, noi stiamo parlando di un'ipotesi francamente veramente fantascientifica. Cioè è impossibile che le cose siano andate come de de descritte nella sentenza. Oggi le, le tre consulenze che si offrono vanno a impattare eh, proprio sotto, eh, su questo profilo e riscrivono la dinamica perché non è chiara neanche questa dinamica eh, alle sentenze di condanna. Vedete, l'Avvocato Generale, il valente, eh, anzi il Procuratore Generale in questo caso, il valente Procuratore Generale eh, eh, ha. Per quanto riguarda eh, il, eh, la dinamica della morte della signora Chirubini, ha detto effettivamente, probabilmente, c'è stata una perdita di coscienza. E allora quando noi diciamo che c'è una prova nuova, è proprio il Procuratore generale a introdurre la novità della prova, perché in sentenza, a proposito di quel procedimento inferenziale, non troverete nulla sulla perdita di coscienza è un, un aspetto questo che non è stato assolutamente valutato ed è stato apprezzato eh, eh, dal procuratore generale. Poi noi non siamo d'accordo con il procuratore generale, diciamo, insomma, eh, eh, per, per, eh, la perdita di coscienza non è provvisoria, è questo che dice la prova nuova, è questo che dice il professor Priori, il quale professor Priori ha quattrocento pubblicazioni eh, scientifiche, è di chiara fama, è riconosciuto a livello non nazionale, a livello mondiale. È un neurologo che dice è impossibile che la signora Cherubini, con otto colpi al cranio, e con, abbia potuto gridare Aiuto, aiuto, dice è impossibile che la signora Cherubini, con il muscolo psoas eh, lesionato, abbia potuto eh, salire le scale. Beh c'era anche il colpo sottoascellare che avrebbe impedito, anzi ha impedito, alla signora Cherubini di appoggiare la mano al muro. E questo lo descrive bene il professor Priori. Questa è la novità della prova. Perché poi dobbiamo anche confrontarci con le sentenze. Che cos'è che dicono le sentenze? Dicono le sentenze che quando i soccorritori arrivarono, sostanzialmente i, eh, la, eh, eh, la signora Cherubini, cioè sentirono la signora Cherubini gridare aiuto, aiuto. Però quando arrivarono, certamente l'assassino o oh, eh, gli assassini erano già andati via. Altrimenti scrivono a pagina 118 della Corte sentenza della Corte d'Assise di Como, quindi sentenza di primo grado, altrimenti non avrebbero potuto trovare una via di fuga, poiché sarebbero stati visti dai soccorritori. Quindi su questo noi ci ritroviamo. Effettivamente quando arrivano i soccorritori dicono loro «Oh, eh, eh, sono già andati via», si scrive, Oppure sarebbero stati visti. Il problema è, adesso che la nuova prova introduce, è che quando arrivano i soccorritori, l'assassino era ancora in casa della signora Cherubini, che avrebbe dovuto sferrare otto colpi al cranio e il colpo alla gola che ha reciso la lingua. Perché la sentirono gridare aiuto, aiuto. E questo è il dato, ed è questa la vecchia prova che si va a saldare con la novità, con il novum costituito alle tre consulenze. L'altra prova nuova che va a impattare proprio su questo argomento è la BPA. La BPA, perché sia il, 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 il dottor Scola, sia eh, il presidente de, de, della Corte d'Assise di Como, e quindi nella motivazione troverete... Che non è certo che sulla tenda di casa Cherubini eh, il sangue fosse da schizzo perché il RIS non fece la BPA. Oggi la BPA è stata fatta. Anche se all'epoca lo stesso generale Garofano si alzò, andò al video, guardò la fotografia e disse: no, questo è sangue da schizzo. Quindi che la signora Cherubini, oggi la prova nuova attesta, ulteriore prova che attesta che venne colpita su e questo è un aspetto che oggi potrebbe addirittura diventare dirimente noi poi affronteremo le confessioni parleremo della tracematica adesso andrò subito ad affrontare il riconoscimento di Frigerio ma se la dinamica della strage è incompatibile con Olinda e Rosa perché indubbiamente Olinda e Rosa fossero stati loro a commettere la stagia, sarebbero stati visti da Bartezzaghi, da Ballabio all'interno della palazzina, anche se i due poi si allontaneranno per un attimo per prendere un estintore, e sarebbero stati visti da coloro i quali erano già nella corte, quindi sarebbero stati visti scendere le scale perché abbiamo, eh, eh, è uno spazio angusto, un pienerottolo di un metro per un metro non riescono a passare due persone senza scontrarsi. Quindi è impossibile che non l'abbiano visti lì dentro, l'avrebbero dovuto vedere. È impossibile che uscendo nessuno li abbia visti. E ancora con i tempi non ci siamo, perché ancora loro avrebbero dovuto guadagnare e, e la lavanderia. Quindi entrare in casa, lavarsi, cambiarsi, vestirsi riuscire con i due sacchettoni sulla spalla, così come scrivono le sentenze, con la, con la corte piena, ma nessuno li ha visti, nessuno li ha visti. Quindi noi abbiamo un'impossibilità oggettiva, perché poi il Procuratore Generale che cosa vi dice quando ha descritto le, le tracce matiche che arrivano fino al Portoncino? E poi dirà la difesa, e dopo il portoncino, dopo il portoncino eh, non ce ne sono più traccematiche ma dice eh, c'è un motivo, dice il procuratore generale: perché la corte era ricca d'acqua, piena d'acqua, tant'è vero che agli inquirenti arrivavano fino agli scarponi, no, ma non è così, eh, avete le fotografie in atti. Potrete apprezzare, anzi, fatemela vedere, cioè così la guardiamo tutti. No, che non è così perché insomma, se per no poi si dice che non è vero. Prima diceva: eh, Un altro, ancora, vedete. Qui ci sono eh, i vigili del fuoco, alcuni abitanti della corte. Siamo alle 21.20. 21 Qui è tutto asciutto. il eh, casa di eh, Olindo e Rosa è a sinistra. È asciutto, qui riprende meglio. Il marciapiede è asciutto, tutte le parti asciutte, quindi sono intervenuti subito. Non c'è una goccia di sangue, non c'è nulla, non trovano nulla. Cioè, erano madri di sangue, su questo siamo tutti d'accordo. Chi ha compiuto la strage era sporco di sangue, aveva i piedi, le scarpe piene di sangue. Quando, là, quando intervengono i soccorritori, i soccorritori non c'è acqua, non c'è acqua nel, nel tragitto che porta dalla eh, Palazzina del Ghiaccio, dove è avvenuta la strage, fino al portoncino di Olinda e Rosa. La, avrebbero visto visivamente il sangue. Perché poi si dice che il RIS intervenne il 9 gennaio. Olindo e Rosa sono grandissimi pulitori e hanno ingannato la scienza. Perché, così scrive la sentenza di primo grado per renderli colpevoli, che loro sono capaci, sono astuti, furbi, intelligenti, in grado di simulare, in grado di conoscere le tecniche di, di simulatori per quanto riguarda il luminol. Conoscono gli strumenti chimici per pulire il luminol. Perché il generale Garofano, che insomma è stato il testimone della difesa. Il riso di Parma, vedete, nessuno critica il riso di Parma, nessuno critica gli inquirenti. E il riso di Parma è una prova scientifica formidabile, perché vanno in casa loro, sulla scena del crimine di Olinda e Rosa non trovano nulla. In casa loro, tramite l'aspersione dell'Uminol, ovunque che serve il l'Uminol per rintracciare le tracce lavate, quando si, si, si utilizzano eventualmente per lavare dei reagenti, e la candeggina o altro, l'appartamento si illumina come un albero di Natale. Non inganna la, la, la scienza, una, la donna delle pulizie che lava. La cronaca giudiziaria è piena di sangue trovato dopo 10-15 anni, dove erano passati a lavare per più tempo e. e, e agenzie di imprese di pulizia carretta dopo dieci anni e questo dice il generale Garofalo non è che dice un qualcosa di neutro dice se ci fosse stato sangue in che, quella casa noi con il lumino l'avremmo trovato e non l'hanno trovato ora Mi ero fermato alla signora Cherubini che poi la prova scientifica eh, che va a impattare su questo argomento sarà trattato dall'avvocato Morello e mi ero ripromesso di entrare nel merito per quanto riguarda la prova nuova offerta in ordine a Frigerio e Frigerio, eh, eh, posso partire da quello che ha detto l'Avvocato Generale dello Stato, che sostiene l'Avvocato Generale dello Stato, su questo siamo d'accordo, che effettivamente le intercettazioni, da un punto di vista naturalistico, sono una prova nuova. Solo che non sono rilevanti, dice il procuratore, l'Avvocato Generale, non sono rilevanti perché si pongono in continuità con la prova vecchia. E quindi non ci sarebbe nessuna rilevanza. Ora, vedete, si è parlato della sentenza Pisano, quel rapporto di complementarità che deve esserci tra la prova nuova e la prova vecchia, la continuità e quindi la rilevanza della prova nuova e non la mancanza di rilevanza. Perché in, quel, in, quel, in quella comparazione che deve essere effettuata... Essendo conseguenziali nel, pro, nel percorso di verificazione e falsificazione della prova vecchia, là è necessaria la complementarità, questo dicono le sezioni unite di San. Non che non esiste la rilevanza perché c'è continuità. Quindi ci sono eh, tutta una serie di intercettazioni ambientali che sono a tutti gli effetti delle prove nuove, perché non vennero conosciute in questo caso dal giudice della cognizione. Che cosa traiamo noi da questa prova nuova? Traiamo due cose. La prima è l'amnesia enterograda. Perché l'amnesia enterograda è certo che Frigerio fosse in quel momento amnestico? Perché lo provano le intercettazioni. Le intercettazioni ambientali che il giudice della condizione non ha conosciuto. Gli esperti, i consulenti partono da questo dato iniziale certo intercettazioni ambientali nelle quali si può apprezzare potete ascoltarle che Frigerio mentre i primi giorni stava meglio le sue condizioni peggiorarono non ricordava niente è questo che la prova nuova vi offre quindi quando si dice ha riconosciuto dall'altro lato che quello che contengono le sentenze che ovvero che Frigerio riconobbe in data 20 dicembre Olindo Romano, che Frigerio ribadì il riconoscimento di Olindo Romano il, 25, il 26 dicembre, da quello loro partono, non è così. La prova nuova e dimostrativa del fatto potrà dimostrare, come dice il professor Dascola, perché naturalmente che cosa? Che Frigerio non riconobbe Olindo Romano il 20 dicembre che Frigerio non riconobbe Olindo Romano il 26 dicembre. Perché io poi vi dovrò parlare, non è una questione di coraggio, come dice l'Avvocato Generale dello Stato, nella mia seconda parte dell'intervento, della lettera D. Della lettera D de, de, dell'articolo 630, che si va a intersecare con la lettera C e che fa parte del baglio, o meglio, quando si chiedono le revisioni, deve essere valutata l'ammissibilità incidentalmente, deliberata. Noi non è che indichiamo reati. Noi abbiamo indicato dei fatti gravi, delle omissioni grave, delle anomalie gravissime, che devono essere accertati. Perché non è che dobbiamo fare finta di nulla, è il nostro dovere di difensore, sarebbe molto più comodo anche per noi. Facciamo finta di niente. Facciamo finta che quando il luogotenente Gallorini andò in dibattimento e disse che lui il nome di Olindo non lo fece mai a Frigerio e che quindi Frigerio non riconobbe Olindo, come la dobbiamo catalogare, l'annotazione di servizio che ha fatto il 20 dicembre, o meglio, non si sa quando l'ha fatta, non la, poi su questo tornerò. Però in quella notazione lui scrive che il suo aggressore poteva essere Lolindo. Quindi che Frigerio gli aveva detto che il suo aggressore ad, e, ad averla aggredito poteva essere Lolindo. Cioè è una cosa veramente, francamente, incredibile, mai vista, mai accaduta. E allora questo poteva essere l'Olindo. Dove finisce? Finisce nelle sentenze passate in giudicato. Perché voi potrete leggere a pagina 74, 75, 76 della sentenza della Corte d'Assise d'Appello: c'è scritto che il 20 dicembre Frigerio finalmente riconobbe Olindo. Questo c'è scritto riconoscimento poi che effettuò anche in data 26 dicembre, poi 27 dicembre in realtà eh, eh, il 27 dicembre non è stato sentito da nessuno, ma per adesso mi interessa il 20 dicembre, il 20 dicembre la prova nuova attesta perché c'è l'intercettazione ambientale e che addirittura poi non si capisce per quale motivo però lo stesso Gallorini in dibattimento disse, dopo aver scritto che il nome non l'aveva fatto l'ha detto Gallorini e allora per quale motivo c'è questa annotazione e allora qui si pone un problema di lettera D perché fino a quando il sostituto procuratore della generale di Milano Cuno Tarfusser non ha fatto la richiesta di revisione indicando quella lettera lì si diceva che le indagini erano perfette, bravissimi gli inquirenti, gli unici un po' così, così era stato il Rista di Parma. Questo si diceva. Oggi si dice che in realtà sono ricche di banali errori, di tantissimi errori, però sono molto banali, errorucci, che in tutte le inchieste, in tutti i processi eh, ci sono. E sinceramente questo concetto che in tutti i processi ci siano questi errori gravissimi non è, non è vero, non è così. Far passare questo concetto che gli inquirenti sbagliano, sbagliano, sbagliano ancora, che sbaglia Fadda che non sa fare i viglieri, questo vi dice il procuratore generale, che sbaglia Gallorini e perché a erba si usa così e quindi questo lo dice la Cassazione che Fadda sbaglia in tutta una serie di operazioni e che, tutto sommato, qualche parola infelice è volata, che effettivamente un'amnesietta ci sarà, ci sarà stata, ma che volete che sia. E allora, dicevo, l'amnesia anterograda è un dato certo perché il 26 dicembre quando vanno i pubblici ministeri a sentire eh, il signor Frigerio, partono dal presupposto che il nome l'abbia già fatto. Partono da questo presupposto e faranno per ben sette volte loro delle domande involontariamente suggestive. E lì si dà la sentenza, dice che c'è stato un altro riconoscimento. Vedete, oggi la prova nuova. La prova nuova invece cos'è che ci dimostra o che potrebbe o che potrà certamente dimostrare? Che anche in quell'occasione Frigerio, siccome la sua malattia, il suo deficit cognitivo dovuto all'amnesia anterograda, aveva raggiunto il suo apice. Non gli fece il nome di Olindo, si adagiò ai nomi che i pubblici ministeri facevano. Per poi dire, io non mi ricordo niente ai pubblici ministeri. Ora ricordo, ora io onestamente non l'ho riconosciuto. Questo dice, io onestamente non l'ho riconosciuto il 26 dicembre. Tant'è vero che i pubblici ministeri metteranno a verbale che il signor Frigerio era in condizione precarie e giustamente gli dicono verremo a trovarlo quando sta meglio. Questo dicono i pubblici ministeri e allora il 27 che cosa fanno? Gli stessi pubblici ministeri manderanno lo psichiatra per saggiare la memoria di Frigerio e lo psichiatra, c'è una, una prova nuova che attesta che lo psichiatra in data 27 dicembre visita Frigerio e Frigerio non, sarà, non saprà fare delle banali sottrazioni, non sa il giorno, non sa cosa ha mangiato, non sa da quanto è ricoverato. E siamo al 27 dicembre, mentre si dà atto che il 26 dicembre avrebbe riconosciuto l'Indo. Ecco l'amnesia anterograda. È dimostrata da questo l'amnesia anterograda. È documentata. Oltretutto, quando si dice il 26 dicembre eh, eh, davanti ai pubblici ministeri avrebbe riconosciuto Olindo, che non sia così, lo dimostrano le sempre le intercettazioni ambientali, sempre prova nuova, dove ai suoi figli, all'avvocato, quindi da un lato un'ora prima avrebbe riconosciuto Olindo, un'ora dopo dice all'avvocato di non ricordarsi niente di quello che era accaduto un'ora prima. E dice ai suoi figli che non si ricorda proprio nulla, utilizza un'altra espressione, ma questo è il senso, del suo aggressore. Ora, che ci sia un problema su questo riconoscimento, che ci sia da discutere su questo riconoscimento, mi sembra un dato pacifico e oggettivo. E allora, quando si dice ma. Non deriva dall'intossicazione da monossido di carbonio. Noi abbiamo un effetto. Si parte dall'amnesia anterograda che c'è e che viene comprovata dalle intercettazioni ambientali. Poi eh, ci sono i deficit cognitivi. Il problema di frigenio, qual è il, no il problema? Il problema è che quando stava male, quando le sue condizioni peggiorarono, a seguito di una sequenza neurologica tardiva dovuta all'intossicazione da monossido di carbonio, la sequenza neurologica tardiva e dice: Ma adesso ora si dice che non, non ha subito intossicazione da monossido di carbonio. Cioè, questa, sinceramente, no, l'ha subita e come? Anche perché lo attesta quello che il procuratore generale ha definito la Bibbia della medicina che sarebbe. Scola, eh, quindi c'è un ATAC, c'è TAC il 15 dicembre per Frigerio e c'è una celebro lesione. E Scola scrive, eh, evidenziava lesioni compatibili con alterazione su base ipossica in sede corticale frontale destra perché era stata esposta al monossido di carbonio. Questo scrive Sto Scola. E sarà la stessa parte civile, altro avvocato di parte civile, che nella Costituzione di parte civile riconoscerà che aveva un'intossicazione da monossido di carbonio, tant'è che lo rese invalido al 100%. Con queste cose ci dobbiamo confrontare, che sono divenuti degli scarti per l'Avvocato Generale dello Stato. Ti ha detto, io ho udito, l'ho udito io che il 15, eh, eh, il 15 ha detto due, tre volte orindo. Lei resto che cosa ci interessa? La logica dove la mettiamo? Ora vedete la Corte d'Assise d'Appello di Milano innanzitutto ha utilizzato la logica. Ecco perché ha scritto che non disse Frigerio c'è cioè, un problema che è stato affrontato. È stato già affrontato e risolto. Ora vi dico due cose naturalmente, visto che l'Avvocato Generale dello Stato ha per la prima volta in un'aula di giustizia, pensate un po', per la prima volta in un'aula di giustizia, perché questo non l'ha mai sostituito nessuno. Questa è una tesi televisiva. Nemmeno il giudice di primo grado, nemmeno il pubblico ministero di primo grado ha osato dire che Frigerio in data 15 dicembre ha riconosciuto l'indo Nemmeno il procuratore generale di Milano, in corte d'assise d'appello, ha osato dire che Frigeri, in data 15 dicembre, ha riconosciuto l'indo romano. E allora, qui però ci sono da fare dei chiarimenti. Perché il processo di primo grado si è interrotto a seguito di questa alterazione, seppur involontaria, di quel sonoro di quella traccia che è una traccia degradata è una traccia degradata vi dice l'avvocato generale però si sente la voce sostanzialmente del dottor Pizzotti come se avesse la voce della donna però le sue parole si sentono mentre la voce del signor Frigerio bisogna amplificarla e, e, e dice com'è che non si distorce quella del, del dottor Pizzotti e l'altra sì, semplice eh, eh. Questo è un problema che, ripeto, che avevamo già affrontato. Hanno affrontato i nostri consulenti, che non sono dei periti elettronici. Perché l'ingegner Pisani ha 130 pubblicazioni scientifiche di carattere internazionale, il professor Grazzi ne ha 50, ma si occupa proprio delle percezioni uditive e ha utilizzato un metodo innovativo dal 2014 quello che vi abbiamo sottoposto e di cui vi parlerà poi l'avvocato Morello, per rintracciare dal parlato degradato determinate parole, per trascrivere eh, molte più frasi. Pensate che cosa, di, che cosa è stato recuperato, che il 26 dicembre davanti ai pubblici ministeri, Frigerio dice, ma come si fa a dire quel povero? Riferito a Olindo e nel data 20 dicembre quando piange eh, dice anche a Gallorini che gli faceva per nove volte il nome di Olindo le ho messi il dubbio le ho messo il dubbio che sia lui o le ho messo il dubbio che non sia lui prima lui dice penso di sì il 20 dicembre cioè che, che so, che, eh, la, anzi de, dice ma lei se l'avesse visto l'Indo romano l'avrebbe riconosciuto il 20 dicembre lui dice penso di sì Frigerio, che avrebbe già riconosciuto il 15 dicembre Olindo, sottoposto a pressanti domande su Olindo Romano da parte del luogo tenente Gallorini, non lo riconosce e continua a descrivere il soggetto sconosciuto, Olivastro, con determinate. Descrive il volto. Vedete, cioè, che cosa dice la scienza? Che, come ha detto il professore D'Ascola, come ha già indicato il professore D'Ascola, Dice che un volto eh, familiare si riconosce immediatamente ed è impossibile, impossibile eh, passare da un volto sconosciuto a un volto conosciuto. Ora noi siamo al 20 dicembre e dopo reiterate domande del, del, eh, del locotenente Gallorini, Frigerio resterà fermo sull'aggressore sconosciuto, non dirà nulla, così come il 22 dicembre. Il 22 dicembre i figli verranno sentiti, allora i figli sono stati con frigerio il 15, il 16, il 17, il 18, il 19, il 20, il 21. Gallorini scrive che il 20 avrebbe riconosciuto Lindo e non manda all'autorità giudiziaria, perché quell'atto, quella annotazione non arriverà all'autorità giudiziaria, non viene firmata dagli ufficiali. Nessuno avvisa l'autorità giudiziaria, noi questo l'abbiamo provato documentalmente, ce l'avete già in atti, gli atti che sono allegati alla, alla richiesta di revisione. L'atto di Gallorini partirà il 7 gennaio, o meglio, si scrive a notazione senza indicarne il contenuto, tant'è vero che nel provvedimento di fermo, quando arresteranno Linda e Rosa, i pubblici ministeri non indicheranno nessun colloquio del 20 dicembre. Diranno che, che eh, 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 Olindo venne riconosciuto il 26 dicembre e il 2 gennaio. Punto, il 20 dicembre non esiste, è una notazione che non viene neppure contestata, non viene contestata perché non c'è, non c'è. E allora dicevo, i suoi figli, i suoi figli non sentono a papà che papà ha fatto il nome di Olindo. Loro diranno alla polizia giudiziaria, sentiti il 21 dicembre, diranno alla polizia giudiziaria, erano presenti al colloquio di Gallorini, il figlio era presente. E dirà il giorno dopo alla polizia giudiziaria che, il suo, papà, che suo papà continuava a descrivere quell'aggressore lì, il volto dell'aggressore, e diceva, se gli portate, dice papà, che se gli portate delle foto segnaletiche, magari potrebbe provare tant'è vero che poi verrà fatto niente kit. Quindi, che si possa dire ancora oggi che il 15 dicembre, come per magia, in un contesto eh, assolutamente impossibile da contestualizzare, contestualizzare quella parola, perché la politica dello scarto... Avrebbe sentito due o tre volte Olindo, senza sapere, il Procuratore generale, indicando infatti delle tecniche errate, di essere stata vit vittima di un miraggio uditivo. Quello che è, è, è la giurisprudenza di legittimità e la scienza, quello che la Corte d'Assise d'Appello ha già affrontato, perché è un audio alterato. Se l'ha sentito due o tre volte, ha un problema? Questo è il problema. Noi lo sappiamo da tempo. I nostri esperti lo sanno. Perché l'audio degradato è molto semplice. Quando vi dice facciamo la perizia, l'amplifichiamo, ma che amplifichi? Che, che cosa amplifichi? Cioè che lo amplifichiamo? Non si fa così una perizia. Ha seguito, non lo so, un perito elettronico diplomato in elettronica. No, che, che cosa di audio degradato? Stiamo parlando di audio degradato. Allora, perché si sente meglio la voce di Pizzotti? Pizzotti ovviamente non è un audio, è un audio deformato quello di Pizzotti. Il discorso è lì che eh, la, eh, la peculiarità è che ha le corde vocali recise frigerio. Quindi se uno pulisce, eh, non è che pulisce il rumore di sottofondo, pulisce il rumore di sottofondo e anche la funzione diciamo, sonora di frigerio. Ecco che distorci, non è che dice la Corte d'Afficio d'Appello, a un certo punto scrive senza analizzare, poteva scrivere una motivazione più estesa, ma se ne era già parlato, così come i nostri consulenti sanno, il problema era già stato risolto. Poi, cioè, è inutile ricorrere alla logica, vi dico, il 15 inizialmente dice. Non l'ho mai visto il mio aggressore, questo dice Frigerio al pubblico ministero, dottor Pizzotti. E in quella circostanza ci sono quattro persone che nessuno sente, dice l'avvocato generale, ha sentito solo lui. Perché eh, diciamo, Pizzotti è sordo, è sordo. Vedete queste indagini, che, come la coperta lunga e corta? Cioè, i, i, critichiamo gli inquirenti per la mia tesi: no? alcuni sono bravi, uno è sordo. Eh, l'ispettore non capisce niente e eh, quindi non ha sentito chissà che cosa pensava i figli gli saranno distratti l'avvocato Gabrielli pure ma anche nei giorni successivi no anche nei giorni successivi quando si dice che si interpretano eh, la percezione quando uno estrapola un segmento salame letame percezione importante. Eh, che cosa ha detto salame o l'etame? Ci sono delle assonanze. Se io so di ricercare salame, sentirò salame. Se invece altro ricerca l'etame, sente l'etame. E questo è. Certo, se siamo davanti a una tavola imbandita, la logica, davanti a una tavola imbandita, ascoltando una conversazione, io e la traduco, passami l'etame. Ci sta di più da un punto di vista logico che sia salame davanti alla tavola imbandita. Uscendo lindo. Ma prima dice mai visto, non lo conosco, non è del posto dopo. Poi dice alla fine di tutto, ci tiene a far mettere a verbale che il suo eh, eh, aggressore, anzi la casa di Sotto è frequentata da soggetti extracomunitari. Questo ci viene a fare a mettere a verbale. Il 15 sera e il, il, il 16 mattina, l'avvocato Gabrielli, l'avvocato di Frigerio, manda un fazzo e continua a descrivere un volto di un soggetto sconosciuto, si è, si è ricordato i lineamenti del volto. Ed allora, è pacifico che è tortuoso, questo riconoscimento è stato tortuoso. E allora gli esperti cos'è che dicono? Aveva un'amnesia anterograda. Noi abbiamo documentato le domande suggestive. Frigerio era un soggetto vulnerabile. Aveva dei deficit cognitivi perché era un soggetto cerebroleso, questo è l'altro lato certo, e c'era la data. Cerebroleso. Le sue condizioni erano migliori. E lui, a domande libere, quando le condizioni erano migliori, indicava come suo aggressore un soggetto di etnia araba a lui sconosciuto. E questo è un dato certo. E questo è il ricordo più accurato. E allora, su che cosa si fonda eh, eh, la sentenza, il giudicato su Frigerio? Il giudicato dice che. E Frigerio, perché qua naturalmente abbiamo premesse massime di esperienze e conclusioni. La massima di esperienza che è stata utilizzata per concludere che Frigerio è credibile è questa, che il ricordo di Frigerio migliorò con il tempo, man mano che i giorni passavano il ricordo migliorava. Ecco perché giunse ad Olindo. Ed ancora, è credibile, scrive la, la, la Suprema Corte di Cassazione Frigerio, perché ha rimosso, il, ha spiegato bene il motivo per il quale ha rimosso il ricordo di Olindo. Questa è la spiegazione che le dà. Allora, qui qual è la fonte di prova quando si parla di un testimone? La fonte di prova è la memoria, è la memoria perché a seguito di questa si, fanno le, si rendono le dichiarazioni. Questa è la fonte di prova che noi vi offriamo, vi offriamo quello che nessuno sapeva. Il giudice della cognizione non sapeva che Frigeri era un soggetto cerebroleso, non sapeva che aveva un'amnesia anterograda. Non sapeva che, gli effetti, che dagli effetti eh, eh, dell'intossicazione di monossido di carbonio possono, eh, essere, possono scaturire delle sequenze neurologiche tardive. Non sapeva che l'amnesia anterograda, i deficit cognitive, eh, eh, sottoposto frigeri a delle domande altamente suggestive che gli esperti hanno indicato per filo e per segno in tutti, in tutti i giorni di degenza, non sapeva che possono provocare e innescare una falsa memoria. Falsa memoria che è stata esibita, prova provata, in dibattimento. Perché frigerio di tutto quello che avvenne in ospedale quando le sue condizioni peggiorarono? Perché i primi giorni stava meglio, era reattivo. Basta ascoltarlo, basta ascoltarlo. Non c'è bisogno degli esperti. Anche se gli esperti sono stati importantissimi. Frigerio. A un certo punto perde lucidità. Quindi quando la sentenza dice che le, quando migliorò allora riconobbiolino è l'esatto contrario. Lui peggiorò, non migliorò. Le sue condizioni erano migliori i primi giorni. E quando si dice eh, è credibile perché ha ben spiegato il motivo per il quale ha soppresso il ricordo di Olindo. Quindi si dà per scontato che non lo fece il nome di Olindo, però ha soppresso il ricordo. Perché ha soppresso il ricordo? E quella è un'altra esibizione di falsa memoria. Lui dà questo tipo di giustificazione. E non ci volevo credere e quindi ho trattenuto sostanzialmente il nome di Olindo, però non ci volevo credere. Io sono andato eh, eh, in tranquillità, guardate che queste se voi andrete a, a, a leggere le prove nuove, sono le suggestioni, perché non è vero che Frigerio dirà sempre la stessa cosa. Frigerio eh, eh, del motivo per il quale non disse subito Lolindo, Frigerio eh, del fatto che andò in fiducia perché riconobbe Lolindo. Eh, eh, a un certo punto disse ma che cosa ci fa quell'Olindo? E quindi, ecco perché sono andato, e la domanda del pubblico ministero il 26 dicembre, quando sostanzialmente le sue condizioni erano peggiorate e avevano raggiunto l'apice. Il 20 di queste cose, il 15, non aveva proprio parlato queste considerazioni a sfondo psicologico. Sono andato in fiducia, ho pensato che cosa ci fa quello lindo, non, non l'ho detto perché non lo volevo coprire ma perché non ci volevano pensare. Erano proprio le domande che aveva formulato correttamente, magari il pubblico ministero, le ha fatte sue e allora. Questo è un aspetto, dicevo, quando ha esibito la totale mancanza di ricordi nel periodo sostanzialmente eh, trascorso eh, in ospedale. Cioè, eh, eh, Friggero in dibattimento non ricordava le visite di Gallorini, non ricordava le visite di Cetti, non ricordava eh, eh, che cosa dissero i figli, che cosa disse ai figli, che cosa fecero i figli, quante visite, non, non ricordava nulla. E questa dicono gli esperti è proprio la manifestazione della, eh, 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 del deficit cognitivo, della falsa memoria che si è innescata. Nessuno di noi dice che è frigerio, non dicono questi consulenti che aveva un'amnesia anterograda eh, tempo dopo, nessuno di noi ha detto che l'amnesia anterograda è irreversibile. I consulenti dicono un'altra cosa, glielo potranno chiedere naturalmente se vorranno. E se le loro signorie dovessero ammettere le prove, i consulenti dicono che Frigerio sviluppò una falsa memoria a seguito dei deficit cognitivi, compresa l'amnesia anterograda e le domande suggestive. È una falsa memoria indistinguibile da una memoria vera, questo dicono. E dicono pure che è impossibile che un soggetto sconosciuto diventi un volto conosciuto. E dicono pure che il ricordo più accurato è quello quando Frigerio descrisse lo sconosciuto aggressore, mentre il riferimento ad Olindo Romano è dovuto a tutto quello che vi ho detto, a tecniche d'esame scorrette che diano i parametri che ha tracciato la scienza e che hanno innescato una falsa memoria. Era un soggetto inidoneo, frigerio a rendere testimonianza. Sull'idoneità, eh, quindi come prova nuova, cioè sulla valutazione dell'idoneità a rendere falsa testimonianza, c'è una sentenza per esempio della sezione quinta del 2013 eh, dove sostanzialmente un testimone la cui idoneità era già stata valutata a seguito di metodiche diverse, delle nuove leggi scientifiche, no? questa dice la Corte di Cassazione è una prova nuova, perché eh, era, si era scoperto che aveva delle proble dei problemi di memoria, guarda un po', che è la fonte della prova, della testimonianza, la memoria. E su questo si è innescata una revisione nel 2013. Io dovrò parlare, magari lascio adesso la parola all'Avvocato Morello che dovrà delineare il quadro delle prove scientifiche in modo tale che io possa, in armonia, quindi risparmiando anche del tempo, reintervenire poi sulle confessioni e sulla traccia ematica nel merito per replicare i procuratori generali e sulla pista alternativa. Presidente. Quindi, in modo tale che sia armonico il nostro intervento, cerchiamo di.